Bene ragazzi, appena finito il derby di Genova della Lanterna, è finita 1-1. Ragazzi, allora, prima di andarvi a parlare di quello che dobbiamo parlare, iscrivetevi al canale, commentate se volete altri tipi di video come questo, ma soprattutto scaricate OneFootball perché è l'app migliore per seguire tutto il mondo del calcio. Lo lascio anche nel link in descrizione. Adesso possiamo partire col video. Allora, contando che abbiamo fatto i nostri pronostici nello scorso video, in questo video, ok, che si deve ancora giocare la Sbenevento, ma noi andiamo già a vedere un po' cosa abbiamo azzeccato e cosa no, perché è finito il derby della Lanterna e quindi andiamo subito a vedere dalla prima partita di sabato, Crotone-Atalanta. Allora, io avevo pronosticato un 4-2 per l'Atalanta, ma è finita 2-1 per l'Atalanta. Quindi cosa succede? Io mi prendo un punto perché comunque ho azzeccato che l'Atalanta vince, ma non ho azzeccato il risultato. Quindi la regola è qua, un punto se azzecco la vittoria e 3 punti se azzecco pure il risultato. Quindi a posto così, ci portiamo un punto a casa. Ma detto questo, per te che finisci 2-1, commentiamola un po' sta partita, perché l'Atalanta, diciamo che è un Crotone che comunque per i primi 10 minuti, da quello che avevo visto io, gioca un buon calcio, gioca bene, mette anche in difficoltà l'Atalanta. Poi l'Atalanta da quel lampo di fuoco e la sblocca Luis Muriel con assist di Malinowski, perché e sono contento che ce l'ho anche al fantacalcio. Assist di Malinowski, gol di Muriel. Tra l'altro Muriel ha fatto pure doppietta. Insomma, Muriel ragazzi è un attaccante che io vorrei vedere alla Roma, e ve l'ho detto e ve lo ripeto, vorrei vederlo alla Roma, è troppo forte ragazzi, perché quel giocatore lì o entra dalla panchina al giocattolare e segna sempre. È inutile parlarne. L'Atalanta vince 2-1, ma vince 2-1 faticando tantissimo, regà. Faticando tantissimo, perché dopo la doppietta di Muriel segna Hakimi su una dormita dei difensori dell'Atalanta che come al solito prendono gol. Io l'avevo pronosticata 4-2 con l'Atalanta che faticava, ma non fino a questo punto, non me lo immaginavo, però porta alla fine a casa sempre i 3 punti, quindi questo è l'importante. E quindi Atalanta, Crotone, Crotone-Atalanta finisce 2-1 per la Dea. Inter-Parma, qua c'è da fare un grande discorso. Come vi ho detto, Inter che è senza Lukaku, è partito via dalla panchina, al suo posto ha giocato Gagliardini. Questa qua finisce, io ho pronosticato un 2-1 per l'Inter, faticando ma comunque riuscendo sempre a portare a casa i 3 punti. Cosa succede? Che fanno 2-2, ma fanno 2-2 in un modo rocambolesco, non da come l'avevo pronosticato io, perché il Parma va in vantaggio 2-0 e poi l'Inter, come ci ha abituato diciamo anche allo scorso anno, rimonta la partita e finisce 2-2, tra l'altro con i gol di Brozovic e Perisic, i due croati. Ma 2-2, quindi non prendo niente, non prendo punti, ma andiamo a vedere la partita in sé. L'Inter, diciamo, ragazzi, non gioca bene, non gioca bene, soffre troppo. Senza Lukaku si vede che manca quel giocatore lì che ti prende, ti protegge palla, ti fa salire la squadra. C'è una mancanza, io penso che a sto punto a gennaio per l'Inter serve un vice Lukaku, perché comunque abbiamo visto l'Inter senza Lukaku non è l'Inter, ragazzi, perché Lukaku è anche quello che ti prende la palla, parte da centrocampo, arriva in porta da solo. Quindi manca un po' questo all'Inter, quindi 2-2 e l'Inter si ferma ancora dopo i brutti risultati in Champions. Dopo la vittoria sofferta nella scorsa partita che non mi ricordo contro chi ha giocato, ma hanno vinto. Quindi, cioè, possiamo dire che non è che stia andando tanto bene Conte quest'anno, si aspettava assolutamente molto di più da lui. Bologna-Cagliari, io avevo pronosticato un 2-2 e non ci vado così lontano, perché comunque stavano lì, erano 2-2, soltanto che poi il Bologna fa un gol in più. Fa
finisce 3-2 per il Bologna. Diciamo che è una partita che fino a lì l'avevo vista giusta, cioè l'avevo analizzata anche bene io, perché comunque le squadre, da quello che vi ho detto io, era una partita dove dovevano stare lì insieme, cioè giocarsi la partita. E alla fine quello che ci ha dimostrato questa partita è soltanto che il Bologna ha avuto il lampo di fuoco di Musa Barro che fa doppietta e fa 3-2. E anche qua non porta a casa punti. Ma alla fine, vi ho detto, è stata una partita equilibrata. Non mi aspettavo qualcosa di più né di meno da nessuna delle due. Direi che è una partita che meritava il pareggio, però su grandi gol di Baro la Bologna la porta a casa. Udinese-Milan, partita di mezzogiorno e mezza di oggi, finisce. Io avevo pronosticato un 2-1 del Milan. E l'ho azzeccato, ragazzi. E l'ho azzeccato grazie Ibra. Mi porto a casa 3 punti, i primi 3 punti della nostra serie. Ma soprattutto, ha detto questo: io speravo al Milan che si fermasse veramente. Perché, da tifoso romanista, però, vince 2-1. Ho azzeccato il risultato. Ma andiamo a vedere in un altro punto di vista. Vediamo un po' com'è andata la partita. Il Milan, ragazzi, ha faticato. La partita è come l'ho prevista io. Il Milan che vince, ma fatica, fatica. Però alla fine, grazie al maestro Zlatan Ibrahimovic, porta a casa il risultato. Tra l'altro con un gol alla Ibrahimovic. Palla che rimane lì, lui si inventa una rovesciata e la mette in porta. Quindi il Milan vince, soffre, ma vince. Si porta a 16 punti. Diciamo che è un Milan che adesso, se ancora per 3-4 partite le fa bene, pareggia, vince, pareggia, si può parlare veramente di un Milan da scudetto, che potrebbe essere una squadra che può insidiare. Dunque, passiamo a Torino-Lazio. Torino-Lazio, raga, io non ci vado neanche così troppo lontano, anzi ci vado un pelo così perché comunque un punto me lo porta a casa. Ma alla fine finisce 4-3 per la Lazio, quando io avevo pronosticato un 3-2 della Lazio. La Lazio che vince come avevo pronosticato io. Non mi immaginavo questi 2 gol in più, ma alla fine vince come l'avevo pronosticato io, diciamo, cioè vince 4-3, vince soffrendo in rimonta, tra l'altro, io l'avrò pronosticata così, praticamente in rimonta soffrendo. E il Torino che perde ancora. Giampaolo a rischio, Giampaolo si deve dare una svegliata perché qua siamo già alla settima giornata e quindi mi porta a casa un punto. Spezia-Juventus, allora, ho visto la partita, primo tempo ho detto, ma come, io ho pronosticato un 5-0 della Juve e questi stanno 1-1 a fine primo tempo, cioè, ci sono rimasto veramente malissimo, non mi aspettavo di sbagliarmi così tanto, ma poi non mi sbaglio così tanto, cioè perché poi alla fine la partita vera finisce 4-1. Finisce 4-1 con la doppietta di Cristiano Ronaldo che sappiamo com'è andata, entra e segna. Io avevo messo 5-0, 4-1, mi sbaglio di un gol in più, un gol in meno, quindi non è tanta roba, mi porta a casa un punto e la Juve finalmente si vede che comunque raga, la Juve con Ronaldo e senza Ronaldo sono due cose parallele, cioè la Juve senza Ronaldo è una squadra da media-bassa classifica, perché regà, pareggi col Crotone, pareggi con l'Hellas Verona. È entrato Cristiano Ronaldo, il gioco della Juve è cambiato da così a così. Quindi è tanta roba, un Cristiano Ronaldo. Roma-Fiorentina è andata come l'ho pronosticata. Io ho messo 2-0 e la Roma ha vinto 2-0. Ha vinto 2-0, tra l'altro, primi 10 minuti. Devo dire che ho sofferto molto perché mi sono grattato, grattato. C'è stata una palla dove Mirante la passa a Veretout in area di rigore, Veretout la perde, Gastrovilli tira dalla distanza e vado un passo dal gol subito al terzo minuto. Ottavo minuto di gioco, palla e mezzo. Mi pare Caglione va un passo dal metterla in porta, poi Spinazzola la mette in rimessa laterale. Però a parte quei 10 minuti lì, poi la Roma la sblocca con Spinazzola e da lì in poi la Roma domina la partita, quindi se questa è la Roma, raga, io devo dire, la Roma quest'anno non ha iniziato neanche così male. Io ho visto anche la partita col CSKA di Sofia,
Sì, ci aspettavamo tutti un risultato ampio, 4-0, un 4-1. Però c'è da dire anche, vedendo piano piano il gioco, la Roma in quella partita lì ha recuperato palloni, è stata molto pericolosa. L'unico dubbio che c'è ancora è che non riusciamo a essere cinici, perché se andiamo a vedere anche questo Roma-Fiorentina, primo tempo dovevamo stare 3-0. Quindi bisogna... Così va bene, piano piano bisogna anche essere più cinici sotto porta. Perché nel primo tempo di Roma-Fiorentina la Roma poteva benissimo stare 3-0. Poi secondo tempo perfetto, la Roma la gioca, non abbiamo preso subito niente. Si è visto che con Smalling c'è un leader che parla anche... ho visto un pezzo di partita dove Dzeko era per terra, Smalling in italiano, rialzati Edin, rialzati! Cioè, nel senso, questa ci vede, si vede la leadership in campo di un giocatore come Smalling. Quindi alla difesa, soprattutto i due centrali mancini, Bagnez e Kumbulla, si sentono più protetti. Comunque sanno cosa fare con un centrale come Smalling. E la porta finisce 2-0 per la Roma. Merita, sono contento dei 3 punti. 3 punti in campionato, ma 3 punti anche qui perché io ho azzeccato la partita. Napoli-Sassuolo, ragazzi, qua ho sbabbiato i pazzi, perché io ho messo 2-2, è finita 2-0 per il Sassuolo. Non me lo immaginavo, raga, io mi immaginavo una partita equilibrata dove il Sassuolo facesse una grandissima partita, quello che ha fatto. Però mi aspettavo anche un Napoli che comunque risponde, che comunque magari se lo va in vantaggio Napoli risponde, Napoli passa in vantaggio, poi subisce. Mi aspettavo questo tipo di partita, invece non è stato. Clamorosamente, solo va al San Paolo, si porta a casa i 3 punti. E si vede che probabilmente l'effetto stadio fa effetto, cioè senza tifosi. E quindi non prendo punti. Sampdoria Genoa appena finita, è finita 1-1. E io ho messo un 2-0 della Samp. Diciamo che dal tipo di partita, il pareggio è giusto. Io non ho visto il primo tempo, ho visto solo i 2 gol di Scamacca e Janto perché non avevo tempo. Poi mi sono visto il secondo tempo con calma, ho messo a posto le valigie, le cose, e mi sono visto il secondo tempo e devo dire che è stata una partita equilibrata. Ha fatto 20 minuti di un buon Genoa che recupera palloni, è pericoloso nella metà campo della Samp e a stratti anche la Samp ha preso un palo Keita e poi Damsgaard si mangia un gol clamoroso. Quindi finisce una parte dove io non porto punti a casa, ma possiamo vedere anche dal lato da romanista. Io sono contento perché la Samp ci rimane sotto di un punto. E niente, aspettiamo domani Hellas-Benevento per vedere quanti punti abbiamo fatto. In questo momento abbiamo fatto un punto in Crotone-Atalanta, 3 punti in Udinese-Milan, quindi siamo a 4. Un altro punto Torino-Lazio siamo a 5, un altro punto in Spezia-Juventus siamo a 6, 3 punti in Roma-Fiorentina e siamo a 9, rega 9 punti questa giornata, nella scorsa giornata ne abbiamo fatti tipo 4-5 neanche, quindi c'è un grande salto di qualità, rega, grande salto di qualità, c'è sta penna che non scrive, mannaggia che so, vabbè, poi ce lo scrivo. Abbiamo fatto 9 punti, io vi saluto, ci vediamo domani sera per il post partita di Hellas Benevento per vedere bene come è andata anche poi alla fine tutto il nostro punteggio. E niente, spero mi segni Lazovic, soltanto perché ce l'ho al Fanta e niente. Ci vediamo ad un prossimo video, forza Roma. Dai.